Poi naturalmente voglio ringraziare l'inviato, il giornalista, regista, attore e presentatore, l'inviato di Radio Roma Television che sta facendo le riprese, e Ovidio Martucci, mio carissimo amico da quando eravamo bambini. Per cui insomma grazie di essere venuto, di essere qui e di aver portato il tuo insostituibile contributo. Grazie. Per cui quando possiamo che spegniamo le luci, ci ricominciamo. Se volete racconto una barzelletta, no? No? Non ne so di io le barzellette. Vai, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso sì, adesso qualcuno, perché stanno lontano gli interruttori delle luci, per cui... Che? Un gelato per terra. Eccoci qua. Bene, abbiamo ricostituito la nostra ambientazione. Agita e di conseguenza non ero pronto. Questo succede quando si suona dal vivo, e più spiriti qua che sta, che è presente insieme al maestro Marco Albani, sono grandi musicisti, lo sanno che quando si suona dal vivo si può anche fare qualche, diciamo, qualche toppetta. Era studiata. Allora, vai. Che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore. Senza corona e senza scorta, bussò tre volte un giorno alla tua porta, bianco come la luna e il suo cappello, come l'amore rosso e il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue con il finore. C'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli. C'era la luna, avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani su due fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi con gli occhi delle stelle, tenere al vento i baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, ma lui che non ti volle credere morta, bussò 100 anni ancora alla tua porta. Che se volate in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose.
come le rose. Grazie.
Grazie. Bene, adesso facciamo una versione molto nostra, originale, di una grande canzone di Fabrizio De André. È un brano famosissimo, che però non abbiamo un po' di... abbiamo rivista a modo nostro, insomma. È arrivato il momento che vi presento i miei compagni di viaggio. Vai musica, maestro! Time! Dietro le mie spalle, in alto, il
metronomo umano, il maestro Marco Pisano alla batteria. Alla definita, il signore delle quattro corde, l'imperturbabile Massimo Bellomo al basso. Alla mia destra, il signore delle note bianche e delle note nere, imprenditore e invitabile maestro Francesco Luzzi al pianoforte. E poi ci sono io, vai avanti, vai, gira ancora, non ti preoccupare, gira. E poi ci sono io, umile menestrello di questa corte, Sergio Cittadino, grazie. La mia banda suona il rock, e tutto il resto non conosco, sappiamo bene anche noi, fare tutto l'esistenza è un po'. Bambino, soltanto corpi, è una musica che speranza, è una musica che pazienza è come un treno. E la vado alla stazione, sì, ma dormi vado tu, che la mia banda suonerò. Se la visto per chi non c'era, e per tutto il giorno lì, se tu non so chi me la suonerò, che cambia faccia all'occorrenza, da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedete in giro lì, come tutte bande lì, ci vedete danzare, come giovani danzare, ci vedete a lavorare, con la macchina bloccata, ma non c'è da trappare, se la musica è passata, è un rock, bambino, soltanto un po' da giro, viaggia senza passaporto. Suona il rock ed è un'eterna partenza, la vedendo di me, che modulazione di frequenza è un rock, bambino, soltanto un po' la vita, che tanto è un rock, è un'unica, è una stazione sì, ma io mi muovo tu, che la mia banda suona il rock. A un certo punto ho visto solo Francesco che suonava. È entrato proprio di traverso, l'ho messa a mano. Vabbè, scusate, non succede. Capita, capita, dai. Hai suonato le tue scalate,
ballo di con me, a chi non sono mai piaciuto, a chi non ho incontrato, non sa mai perché. Hai dimenticato, hai quei colpi, e anche per me. Da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio, e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è tanto solo, a chi va sempre più giù. Alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato al cattivo, che poi così cattivi non sono mai. Perdi di cuore una volta sola, e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce, col gioco finisce, e non si butta giù. Yeah.
che a volte sani si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancello tutto, da un asciuttore sopra un palco tutto. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sui visivi, forse un po' più stanchi, ma più liberi, forgiati di un amore che raggiunge chi a lungo. Adesso io mi siedo, non ci sorridi, ci sento le tue pille incertezze, ora il fondo è limpido, ora ascolta i nuovi e le tue carezze, ma che piango lì, capita che a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancello tutto e rinascio un fiore sopra un palmo. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sui visivi, forse un po' più stanchi, ma più liberi, porgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Grazie. Bene, adesso qui se volete potete anche cantare, potete cantare anche voi, perché datemi una mano. Allora, questo brano è simpatico, è un brano comunque famosissimo, però non voglio dire il titolo, perché è inutile che dico il titolo, è un brano che conoscete benissimo. Adesso siamo pronti, gruppo? Band?
Avvicinando verso la fine di questo percorso e naturalmente non posso esimermi dal non cantare o dal cantare o non cantare la canto. Una canzone che ho avuto il piacere di scrivere con il grande nostro concittadino Tiziano Ferro, insomma. Grazie, ed è una grande soddisfazione che un ragazzo di 20 anni più giovane di me alla fine abbia voluto collaborare con me per scrivere insieme questa canzone e mi ha dato molte soddisfazioni, e per cui Il destino di chi visse per amare, scritta da Tiziano Ferro e da Sergio Ciccarelli. 20 anni fa, se me l'avessero detto, non ci avrei mai creduto, insomma, anche perché era un bambino ed era all'apice, iniziava una grande carriera. Noi naturalmente ne facciamo una versione tutta nostra, insomma, con la mia band, e ringrazio ancora una volta. La mia storia parte, da dove sai? Dai sussurri da cosa? Alla Giuseppe. Un sogno sigillato in una lata, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato lì, con quel sorriso di luna, come la terra che tremi e il mondo che cambia. Ti ho chiesto niente e mi sembravi Dio, tu mi hai guardato e detto ti seguo fino a dove vuoi, anche in un'altra vita. Però la storia non riesce a mediare il destino di chi disse per amare. Pianti quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso, che mi dispiace dirlo, il destino già capì. Ma non dirò mai a nessuno cosa penso, ciò che è nostro resta nostro e della guerra che ho già perso. Corri, non ti fermare, corri, me lo dicevi, lo dicevo anch'io, riposeremo magari soltanto su più un mediano trito di vita. Corri, non ti fermare, forse l'ho persa in quei giorni confusi, la chiave per aprire i miei occhi chiusi. E ho creduto a 20 anni fosse il momento migliore, se non fosse che quasi a 40 lasciamo stare. E ho voluto essere unico, speciale, e ho dovuto sentirmi zero per sentirmi normale, ma per te lo rifarei ancora. Il mondo non lo poteva fermare, il destino di chi disse per amare. Piangi quanto vuoi, ecco, io di te ricorderò il sorriso, e mi dispiace
piace dirlo, ma il destino ci ha tradito. Ma non dirò mai, mai a nessuno cosa penso. Ciò che è nostro resta nostro, e della guerra che ho già perso. Consumato a proside, meglio falsi, consigli sbagliati che consumarono anni. Imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. È destino per me e per me l'amore, è la prima cosa. Piangi quanto vuoi tanto, io di te ricorderò il sorriso e non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso e al centro come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse nella mare. Grazie. E questo era il destino di chi visse per male. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questo nostro concerto. Come no? E è una fine un po' lunga, Proprio agoniata. C'è l'agonia dietro. E tenere a portare la mano a bomboletta d'ossigeno. E io vi ringrazio a tutti quanti di essere stati qui questa sera, di essere venuti. È stato veramente un grande onore cantare per voi. E grazie ai miei compagni di viaggio. E soprattutto voglio ringraziare Pierluigi Poggio, il nostro fonico, che ci ha messo, grazie Pierluigi e il suo compagno di lavoro Matteo, che ci ha permesso di fare questo lavoro, perché senza il suo lavoro noi non possiamo fare il nostro. Per cui grazie a te Luigi, un applauso, grazie.
campi di sterminio, Dio è morto, coi miti della razza, Dio è morto, con l'odio dei partiti, Dio è morto. Io penso se questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, a un futuro che c'è in mano, a ogni volta senza, perché nel dubbio non sappiamo che se il mio cuore è mai tre giorni e poi forse in ciò che noi chiediamo di è risorto, in ciò che noi vogliamo di è risorto, nel mondo che faremo di è risorto. Della Maris, a quale io porto molto affezionato. Grazie a tutti, grazie. Oh, ci sono le zio. Io lo
grazie. Glielo rubo 2 minuti, perché non sale questo applauso stellare per Sergio e la band. Grazie, grazie. Non era previsto il quiz, ne rifacciamo una del repertorio, ma poi basta. Una sola, però io direi di invitare qui il produttore Sergio Ciccarelli, Tony Riggi, qui sul palco, grazie, vicino a me. Un applauso, un altro grandissimo artista di Latina. Eccolo qua. Tony, con Tony abbiamo iniziato, grazie amico mio. Abbiamo iniziato una collaborazione e colgo l'occasione per intanto dire che la sua canzone è seconda in classifica nelle radio italiane con una canzone che si intitola Salsedine, e questo è già un grosso dato che a Latina ancora c'è qualcuno, insomma, che c'è qualcun altro oltre ai grandi come Tiziano, come Calcutta, insomma, ci sono anche altri artisti che comunque stanno uscendo bene. E qui grazie Tony qui di averci Parliamo di te. Sì, ma parliamo anche di me. Parliamo però di pubblico, mi sembra giusto che questa volta deve uscire Sergio, a tutti i livelli. Allora, io diciamo, vi faccio un'anteprima, nel senso che vi dico che stiamo lavorando con Tony su un disco, su una canzone inedita scritta da me come cantautore, e io spero che nelle prossime settimane, dopo che abbiamo scelto la location per fare il videoclip, perché il brano è da un punto di vista della produzione è già pronto, vi posso anche spoilerare il titolo, ma insomma Io senza te è una canzone che insomma uscirà sui social, uscirà spero bene alla grande, e sarà il mio debutto da cantautore a 58 anni, quasi 59. Grazie a Tony, grazie a Ovidio, grazie a Padre Jerome, grazie a tutti voi. Allora noi vi riproponiamo l'anno che verrà come auspicio di speranza, a chiusura di questo concerto, che spero che abbiate apprezzato, e speriamo di vederci ancora in altre occasioni. Grazie a tutti veramente, mi avete fatto un grande regalo a venire qui stasera, grazie. Grazie Jerome, grazie. Grazie a tutti. Come sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Thank you.
troppo sei troppo più, e credimi io pietà. Grazie.